A Bergamo 22.000 spettatori, stadio quasi pieno, ma il toro stavolta deve camminare quasi da solo, perché la testa del tifoso consente solo a poche centinaia di isolati sostenitori granata di assistere al match. L'ard orfano dell'Under 21 Gbonna schiera di Cesare Patali come centrale difesa, mentre Obodo fluttua davanti ai centrocampisti Devezze De Feudise e dalle spalle di Bianchi, con Lazzarevic e Sgrigni e Stalni d'attacco. Il Toro Bergamo subisce gol da 17 anni e questa notte non fa eccezione, perché al sesto l'Atalanta passa già in vantaggio. Doni fa filtrare palla a Pagropolo, Di Cesare non riesce a impedire che la punta della Dea spalle la porta in Eschi Padoin, che vince il contrasto con D'Ambrosio e di sinistra protegge Robinho. Atalanta 1, Toro 0. Sulle ali dell'entusiasmo, Doni, servito da Bellini, cerca il bis dalla media distanza, palla alta. Al dodicesimo Ardemagni si divora la palla del 2-0, servito da Doni, si incunea nella spaesata difesa granata, ma col mancino non inquadra i pali. Al minuto 22 però improvvisamente il Toro si destra e pareggia. Invito di D'Ambrosio, Bianchi non colpisce, Obodo tocca col petto, la palla finisce a Sgrigna, Alessandro stoppa col sinistro, controlla, se la porta sul destro, si accentra, elude Raimondi e scarica sul palo lungo lasciato basito ed immobile Consigli. Altro gol da fuori classe del numero 14 granata, davvero un giocatore fenomenale. Atalanta 1, Toro 1. Atalanta agisce con Europolo che stoppa a spalle alla porta, si volta e calcia di sinistro poco alto. Alla 32esima su calcio d'angolo Doni si incune perfettamente, ma la sua inzuccata non inquadra lo specchio. Al 49esimo sta affilata la dente evidente di Padoin, ma Rubinho arpiona la palla. Nell'intervallo nessun cambio, al 15esimo Sgrigna nella Atalantina cerca il bis, ma di sinistro colpisce solo l'esterno della porta. Al 18esimo Ardemagni lascia posto a Simone Tribocchi, di proprietà del Toro da quando aveva 18 anni fino a 26. Al 22esimo D'Ambrosio accosta per Bianchi che stoppa di petto e scarica di destra a botta sicura, ma Trust si mola respingendo la palla con il corpo. Al 25esimo entra Junco dopo la guarigione lampo al posto di Obodo. Al 26esimo Lazzarevic cerca una doppia conclusione nell'area locale. Prima il suo sinistro viene contratto, poi il destro termina lato. Al minuto 88 a costi di Raimondi, D'Ambrosio vuota, ma sul tiro di Doni miracoloso Di Cesare a sventrare le minacce. Ma la Dea baciata dalla Dea bendata e al 92esimo arriva la beffa atroce per il Toro. Sulla solita palla inattiva Kofi con lo stinco serve l'assist a Tribocchi a pochi passi dalla porta granata ed il tiro sigla il gol del 2-1 dell'Atalanta. Dopo il fischio finale, oltre al danno anche la beffa, Sgrigna già ammonito cerca di far pacere nella tensione finale e riceve prima uno schiaffone in faccia e poi il secondo assurdo giallo da Tommasi che lo espelle. E così salterà il suo derby del cuore di mercoledì col Vicenza.